Ciao, sono un po' sconvolta. Vabbè, tanto questo è un LDS, quindi anche se sono sconvolta non importa, non dovete vedere niente, dovete solo ascoltare, se vi va. Allora, non so ancora in questo momento, mentre sto girando il video, che titolo darò appunto a questo video, però vi vorrei parlare di una cosa. In uno scambio simpatico di messaggi qui su YouTube con una di voi ragazze, cui mando un bacione grandissimo, tanto lei sa che sto parlando di lei, è venuto fuori il discorso di una mia mania, sì, perché è una mania, riguardo a una serie di cose. Io sono un perfezionista di carattere, io sono così, una che deve fare la cosa al 100%, essere organizzata al 100%, se la faccio poi non mi piace la cancello, perché questo è venuto fuori dal fatto che le dicevo video ne faccio tanti, però poi realmente se ne faccio 10 ne carico uno, perché quando mi riguardo mi faccio schifo e ci sono ipercritica nei miei confronti, va sempre a finire che appunto sì, cioè la maggior parte del lavoro che faccio non lo apprezzo, non mi riesce a caricarlo. Io non credo che il mondo si divida in perfezionisti e casinari, però c'è sicuramente in ognuno di noi questa battaglia, no? Tra le due forze, come la razionalità e l'emotività, che a seconda forse dei momenti della nostra vita, dei periodi che attraversiamo, si scontrano, no? E cercano di emergere una sull'altra. In me è assolutamente prevalente di base, diciamo, di carattere, il lato perfezionista. E questa cosa noto che la metto dappertutto, cioè veramente a quasi a livello maniacale. Io sono una perfezionista in tutto, sono maniaca dell'ordine, della pulizia, della simmetria. Se vi facessi vedere il mio armadio vi spaventereste, immagino, nel senso che ho, per farvi un esempio, tutto sistemato secondo, non lo so, le maglie, secondo un criterio cromatico, quindi da più chiaro a più scuro, divise per famiglie, tutte quelle rosa, tutte quelle verdi, tutte quelle blu, tutte quelle tipo, per tessuto, quindi quelle di cotone, quelle miste, quelle di lana, per fattura, quindi non so, manica lunga, mezza manica, manica tre quarti, eccetera, eccetera. Sono fusa, ma questo perché? Perché io devo essere capace, aprendo l'armadio senza guardare, di mettere la mano lì, fu, e sapere che lì trovo quell'oggetto, perché quell'oggetto, come a battaglia navale, è 4, ha quella posizione lì. E perché sì, cioè, è così, quell'oggetto deve avere quella posizione. E quindi quando finisco di stirare, metto via la roba, ripongo quell'oggetto particolare in quella posizione. Lo so, sono malata, io sono così in tutto. Non lo so, un'altra cosa che non sopporto è, per esempio, la sensazione, le mani sporche, la sensazione di, anche quando cucino, non so, tocco la bottiglia dell'olio, guai se io trovo una goccia d'olio sulla bottiglia dell'olio, divento pazza. Sapete cosa faccio io alle bottiglie dell'olio? E in questo l'ho preso da mia mamma, perché questa cosa me l'ha attaccata lei. Faccio alle bottiglie dell'olio le cravatte con lo Scottex, nel senso che faccio una formina allo Scottex e faccio la cravatta, la bottiglia dell'olio, e poi nell'armadietto dove tengo l'olio, l'aceto, eccetera, metto un sotto, un vassoio, qualcosa sempre con uno Scottex, in modo che se proprio capitasse, nonostante la cravatta, che cada una goccia, sicuramente non mi sporca l'armadietto. Io non posso sentire la sensazione di unto, di sporco sulle mani. Guai se mentre cucino o mentre mangio mi cade la forchetta, avete presente quella cosa odiosa per cui magari cade la forchetta e il manico si appoggia nel piatto sporco, mamma, no, devo cambiare la forchetta, o non so, mangio la frutta e non so, mi gocciola sulle mani, mi alzo e vado a lavarmi le mani, ecco, cose di questo genere. Ciò implica che anche nell'organizzazione dei miei spazi, eccetera, sono così, e infatti Ringo dice che sono sì, praticamente sono malata, perché lui è tutto il contrario, ovviamente, perché se no non era bello. Mi farei vedere un mio cassetto e un suo cassetto. Comunque, vabbè, io rispetto il modo di esprimersi di ognuno, quindi vabbè, ognuno è così, va bene, insomma, ognuno ha modo suo, quindi va benissimo così. Quindi questo LDS è per capire, per due cose. Uno, per sapere se sono l'unica malata di questa cosa esistente o se siamo parecchie persone ad appartenere a questa categoria delle perfezioniste, diciamo così. E
E l'altra è per sapere se voi siete appunto come me, e quindi siete perfezionisti, siete, io prima ho detto casinare, ma possiamo dire come volete, non lo so, disordinate, disorganizzate, in quantità più o meno alte di perfezionismo, di, si dice perfezione, sì, perfezionismo o di casineria o come vi va di dire. E, quindi niente, mi farebbe tanto piacere sapere che cosa è per voi la parte prevalente. In un commento, se mi lasciaste un commentino qua giù o aveste voglia di fare un video risposta, non lo so. E perché, cioè in cosa voi vedete che siete così, ecco. Come io vi ho raccontato queste due cose, perché non mi posso mettere a raccontarvi delle cose che mi veramente, di cui addirittura mi vergogno, perché credo di non essere normale. Quindi sì, cioè non mi metto a raccontarvi certe cose, però ovviamente io so come sono, mi conosco e so quali sono le cose per cui vengo descritta come perfezionista, e poi comunque io per prima lo dico. E quindi mi fa piacere appunto sapere com'è per voi la questione e sapere qual è il genere di persona che vi piace, cioè se vi piacciono di più le persone appunto che tendono all'ordine, alla precisione in tutto, o se vi piacciono di più le persone invece che magari sono il contrario, perché normalmente si associano le persone molto ordinate, molto precise, molto quadrate, con un modo di esprimersi quadrato, che tante volte sono additate come persone fredde, persone poco espressive, persone quadrate anche nei sentimenti e nei rapporti con gli altri, mentre invece le persone così appunto un po' più libere, in questo senso sono descritte come persone più estrose, proprio più espressive, più colorate, più. Per quanto riguarda me non è così, nel senso che per me è un modo di essere, è una questione di economia dei tempi e dei luoghi. Se questa cosa l'ho trovata qui, quando finisco di usarla la rimetto qui, perché se io la rimetto qua, a un certo punto dovrò passare, prenderla e spostarla qui, e ci metto il doppio del tempo che non avendola messa nel posto giusto subito. Ma questo vale in generale in tutte le cose. Non mi piace il disordine, perché dove c'è molto disordine di solito c'è poca pulizia, automaticamente, perché se c'è un casino infernale, come fa a passarli in mezzo a pulire? Piuttosto che non mi piace un'organizzazione di uno spazio senza un criterio, cioè butto lì come va, no, perché poi le cose non le trovi più e le ricompri, quelle che sono là dietro sono quelle che alla fine rimangono sempre dietro, e tu compri le cose nuove, tipo in cucina, no? Le metti sempre davanti e quelle lì le fai andare, quelle dietro le fai scadere, che è una cosa che io non sopporto, perché non mi piace buttare via la roba, sprecare la roba, trovo che sia ingiusto, soprattutto negli ultimi tempi in cui appunto bisogna stare attenti, no? E poi comunque di base, anche quando l'economia non è particolarmente tragica come adesso, di base non è giusto lo spreco, quindi per me è una questione di economia tra virgolette, no? Di economia di spazi, di tempi, anche di prodotti. Non mi piace, non so, preferisco avere sotto controllo la situazione, e forse il fatto di avere sotto controllo è anche un po' il motivo per cui agisco così, ma deve essere una cosa inconscia, non lo so, perché appunto io sono così di carattere. Dall'altra vi posso dire che io sono una persona estremamente emotiva, quindi non è vero che essere quadrati in un senso porta a essere freddi dall'altro, anzi tutt'altro, magari essere un po' più contenuta in certe cose, però è così. Fatemi sapere appunto se qualcosa di quello che ho detto l'ho ritrovata in voi stesse, se siete completamente diverse. Mi fa piacere sapere che cosa pensate, e se qualcuno è come me, me lo dica, mi scriva: guarda, non ti preoccupare, non sei un caso estremo, io sono come te e mi sentirò meno sola. Ma non lo fate per empatia, fatelo solo se è vero. Se invece non è così, appunto, aspetto tutti i vostri commentini, e spero che questo video, come è stato per altri, vi dia modo di esprimere i vostri pensieri e, perché no, risposte, che a me piace un sacco quando vi scrivete una con l'altra, è bellissimo. Penso sia bello dare uno spazio in cui magari uno lancia l'idea, come in questo caso l'ho lanciata io, e ci sia un confronto simpatico, no? Perché siete fenomenali, in questo siete bravissime. Va bene, allora il tempo è finito, io vi mando un bacione grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!